Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Garlitos e oggi siamo qui su una nuova Super Nave Fenomeni. Siamo a bordo dello Skoda T40 sulla mappa Abbazia, sono in platone con Davide Hellfire del clan Ex Equo Italia. Cerco di portarmi subito in questa zona, in zona G8, G7, F7, più o meno questi. Il mio compagno di platone è a bordo dell'MX-13F3, l'artiglieria francese di livello 6, che non è niente male, qui infatti cerco già di spottarli per lui. Vedo già questo M6 e il Churchill 3. E gli dico: sparali! Guardalo! Che ora te lo fermo! Boom! Infatti l'ho fermato. Torno via, perché qui bisogna sempre muoversi, perché ci sono le arti che ti pigliano di mira. Ed ecco già le artiglierie che iniziano a beccarle. Oh! Boom! Ecco il colpo di Davide. Niente male. Anch'io gli tiro un colpicino a quell'M6. Ora è il momento di picchiare il Churchill 2. Anzi, il Churchill 3. Oh, non si vede. Intanto c'è anche un KV-5. Anche il SU-8 mi piglia. Molto male. Aia, mi picchiano in troppi. Mi aggiusto subito e vado via, perché qua, quando le cose si fanno dure, bisogna darsela a gambe, ragazzi. L'Hellcat vuole morire. Boom, ciao bello. Beh, che dire, ragazzi, di questo carro. È un carro che ho preso da poco, perché sto facendo la linea dei medici cecoslovacchi, quindi questo carro mi serve per skillare l'equipaggio dei medici cecoslovacchi. Devo dire che non è niente male come carro, c'ha un cannone davvero buono, la mobilità non è fantastica, però dai, non ci si può lamentare più di tanto. La corazza anche quella è così così, però dai, ha un buonissimo cannone, la torretta gira velocemente, si riescono a fare delle buone partite. Qui intanto ho deciso di tornare in mezzo alla mappa, sotto l'abbazia proprio. E qui cerco di vedere se c'è qualcuno, se riesco a beccare qualcosa. In teoria ci dovrebbe essere un cromo e io ho solo 98 di vita e rimarrò così più o meno sino a fine battaglia. E ancora non ho fatto un cazzo. Starete a vedere, ragazzi. Mi farà tutto negli ultimi minuti di questa battaglia. Rimarrò da solo contro, se non erro, 5 giocatori. Ora vedremo, perché non mi ricordo bene. Andiamo un po' avanti, qui cerco di non farmi beccare da nessuno. Qui salgo su perché voglio andarmi a prendere l'M4. Ecco qui un paio di casini con la nuova fisica. Si gira, si gira, si gira. Qui mi sa che c'è l'M4 che viene a trovarmi. Eccolo. Vediamo subito la mira automatica, tanto ero quasi sicuro di bucarlo al 100%. Andiamo avanti, tanto qui si va da una parte all'altra della mappa. Magari corresse sempre così il carro. Sarebbe troppo bello. Qui c'era qualcuno che prima stava cappando, infatti ora cerco di andare a vedere chi era, se c'è qualche bastardino. Eccolo lì, il cromo del B. Oh, boom, culo, prende anche fuoco e lo uccido. Così. Siamo già a 6 colpi a segno e 1051 di danni. 3 kill, rimango da solo con un Bishop contro un KV-85, un Cromwell, un SU-8, un M41 e un AMX-105 AM, la livello 4. Diciamo che non è molto a nostro favore, eh. Infatti ora andrò avanti e indietro, per vedere un po' dove sono tutti i nemici. Qui c'è un SU-8, vediamo se riesco a beccarlo. Oh, liscio, liscio. Cromwell. Quello di sicuro cerca di beccarmi. Io infatti aspetto un attimo. E quando meno se l'aspetta, pumf! Vedete ragazzi, è una buona mira anche da lontano. Anche un cerchio mezzo aperto, era un movimento e l'ha beccato senza grossi problemi. Quarta kill, intanto. Due Gromo ve l'ho ucciso, sia il B che quell'altro. Ora c'è Davide che mi consiglia di andare da destra, dare lì, dare lull. Io però aspetto. Più che altro aspetto che loro si mettano a cappare, perché è più difficile scovarli. Poi ho contro tre artiglierie, infatti guarda, sentite che iniziano a spararmi. Qui vedo che cappano e quindi vado subito in base a decappare. Mancano, sono in due, mancano 38 secondi. Qui c'è il SU-8 che fortunatamente mi liscia e boom, preso. A cappare ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. 27 secondi rimangono. Qui intanto l'artigliere ci prova. Non so perché i secondi vanno avanti e indietro, no, perché ce ne sono due in cap, ma entrano ed escono, sono un po' coglionazzi, oppure forse quel conteggio è un po' sballato. Qui non vedo nessuno e quindi decido di spostarmi. Provo un tiro in blind per vedere se era lì dietro. Non l'ho visto. E quindi mi giro. Mi giro perché manca 8 secondi, ragazzi, 8 secondi per cappare loro. Brutta cosa questa. Oh, 11. Vediamo, 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 vediamo. Manca pochissimo. Ecco il KV-85, l'ho visto. Torno un attimo indietro.
Un po' pericoloso, lui era mezzo addormentato. Piglio movimento, ucciso. Bene, bene, bene. Fino a qui ci siamo, ragazzi. 1433 di danni, 6 kill, quindi abbiamo già la medaglia asso. Buona, buona, buona come cosa. Ho ucciso quel KV che stava cappando e se non l'avessi fatto avremmo perso per cap. Ora devo andare a cercare le artiglierie, ma non è cosa semplice perché la MX potrebbe essere anche abbastanza veloce come artiglieria. In principio erano lassù in alto, in linea A e B, 7-8 più o meno. Ora qui cerco di passare con questo pachiderma che ce la fa giusto giusto. Decido di andare dove era l'ultima posizione spottata, quindi là sopra. Vediamo un po' cosa mi riesce a fare. Qui noto che non c'è nessuno, faccio tutto il giro per essere sicuro che le artiglierie non si siano nascoste qui dietro. Anche qui, niente, non c'è nessuno. E allora mi dico, boh, cosa fare? Vado a cercare l'artiglieria oppure capo, dato che mancano solo 4 minuti? E alla fine ho deciso di cappare. Ora qui vedo che non c'è proprio nessuno, non riesco a spottare un cane. E quindi vai, si va a cappare. Cerco di stare qui nella vallata, dato che questa zona è abbastanza ribassata. C'è una bella depressione qui sotto. Intanto aspetto. Intanto vediamo che mi sposto la torretta sia in una stradina che nell'altra. Vi dico già che la MX spunterà da lì. Ora mando un po' avanti. Ecco lì, c'è l'artiglieria che mi ha spottato da lì. Non so come abbia fatto. Ah, perché quando è scesa dal coso. Ma teoricamente a me non ha spottato. Io ho spottato lei, ma lei non ha spottato me. Ecco, ora invece mi spotta perché mi è abbastanza vicina. Infatti qui decido, cazzo, muoviti Carlone, muoviti. E non ti spicco con Davide, qui c'erano momenti di agitazione. Avevo il cuore che batteva tantissimo, ragazzi. 33 secondi per cappare. Io cerco di cappare, ovviamente, perché le artiglierie sono bastarde. Ci vuole poco per picchiarti anche con un HE messa bene. Anch'io monto un HE per cercare di farmi l'artiglieria con un solo colpo. Anche se effettivamente, ora che ci penso, ce l'avrei fatta anche con uno. Con un AP e basta. Qui attendo che l'MX ritorni sopra. Oh, 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 oh. Otunf, primo liscio. Qui l'artiglieria non mi prende, intanto qui il cuore a 1000. Bam bam bam, oh cazzo, oh cazzo. Che faccio? Però intanto ho catturato la base. Fermo un attimo, perché qui mancava l'M41 HMC, che in teoria è lì davanti, proprio lì dove sto mirando ad ora. Vediamo se ce la fa vedere. Avrei potuto puntare a prendermi anche quella, Ecco, l'hanno spotata adesso. Vediamo un po' dov'era. Dietro le case, poteva essere pericoloso per andarla a prendere. Avevo solo 2 minuti di tempo, quindi per cappare ci vuole, mi sa, 1 minuto e 20. Ora non mi ricordo. È stato pericoloso perché la battaglia la volevo vincere a tutti i costi. Dopo tutto questo culo che mi ero fatto da solo, aver fatto tutte queste kill da solo, quindi ho voluto non correre rischi e cappare e basta. E chi se ne frega per i punti. Anche se cazzo, fare 8 kill non sarebbe stato niente male. Avrei fatto sia la missione delle artiglierie, che non mi ricordo qual è, mi sa che è la Pascucci, e sia la Redley Walters, che è una delle medaglie più ambite su World of Tanks. Fare 8 kill. Poi ovviamente c'è anche la 10, però va bene ragazzi. La partita è finita e andiamo a vedere i risultati di fine battaglia. Ok ragazzi, eccoci qui ai risultati di fine battaglia. Ovviamente una bellissima maestria fenomeno. 54.000 silver di guadagno per questo carro. 5.782 di esperienza guadagnata con il per 3 e con l'account premium. Direi niente niente male. Medagliette, come detto prima, c'è la maestria fenomeno. Poi c'è Bruiser, Arsonist, Duelist e Fire for Effect. Abbiamo una bellissima medaglietta a Colobano. È una medaglietta che si piglia perché si rimane da soli contro 5 o più carri nemici e bisogna ucciderli tutti, o comunque quasi. Poi ho preso la medaglia difensore perché ho fatto il culo a quel KV85. Invader, perché ho fatto tutta l'invasione della base nemica. E la medaglia asso. Vediamo un po' il team score, ovviamente messo per esperienza. Sono primo. Dovrei essere primo anche per danni, sì, con 1600 e 7 kill. Vediamo che anche Davide non ha fatto niente male. Anche lui ha fatto 1000 di danno e che ci ha aiutato di sicuro per vincere la battaglia. Poi vediamo un po'. Colpi a segno 11, penetrati solo 10. Direi che non è neanche niente male, dai. Qualche cosa l'ho lisciato così. Ho sparato anche qualche colpo in blind per vedere se riuscivo a beccare qualcuno. 1603 di danni totali. Ho fatto 700 danni su avvistamento. 100% di cattura della base, niente niente male. E ho fatto 98% di difesa anche della base, quindi cazzo, ho fatto una difesa fenomenale. Guadagno totale 49.000 silver, esperienza totale, come abbiamo detto prima, 1782, e esperienza base 1168, che non è niente 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 male. Bene ragazzi, questa bellissima battaglia finisce qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se anche voi avete fatto battaglie simili. Alla fine di questa battaglia poi sono rimasto lì qualche secondo, anzi qualche minuto fermo a aspettare che mi calmassi, perché queste partite qui sono la cosa bella di World of Tanks, quelle che ti fanno battere il cuore a manetta, perché
devi stare lì negli ultimi secondi, sei da solo, puoi vincere contro tutti, è un macello, però sono queste le belle soddisfazioni che ti regala World of Tanks, ed è uno dei motivi per cui continuo a giocare a World of Tanks, perché il divertimento è ancora alto, nonostante tutti questi anni di gioco. Ebbene ragazzi, per questo video è tutto, mi raccomando iscrivetevi a Telegram come sempre, trovate tutte le info in descrizione, e che dire, per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!